Sei pronto ad assistere a questo incontro dei mondiali, Beppe? Prontissimo, Fabio. Siamo ancora nella fase a gironi, ma la competizione è già entrata nel vivo. Ogni partita è importante e non si possono commettere passi falsi nella strada verso la finale. L'arena Amazonia di Manaus sorge nel nord-ovest del Brasile, in piena foresta amazzonica dunque. Ospiterà 4 partite della fase a gironi del Mondiale 2014. Stiamo per assistere a questo incontro tra Inghilterra e Italia. L'Italia si presenta a questo mondiale dopo la figuraccia rimediata in Sudafrica e devo dire che in passato difficilmente abbiamo sbagliato 2 mondiali di fila, no Beppe? Di solito è così, Fabio, speriamo che questo sia l'anno del riscatto. Beppe, se ti dico Inghilterra-Italia cosa ti viene in mente? Beh, avendola vissuta in prima persona direi la finale per il terzo e quarto posto a Italia 90. Fu una gara giocata in un clima particolare, c'era ancora tanta amarezza per l'eliminazione in semifinale con l'Argentina. Perde il controllo della palla sul contrasto. Tenta di portargli via il pallone. Ed ecco che l'arbitro interviene. L'Inghilterra con una manovra d'attacco. I cross sono la sua specialità. Ecco il tiro! Tiro completamente fuori misura. Darmian. A spazio, prova il tiro e il portiere compie il miracolo. L'Italia batterà un angolo. De Rossi. Sturridge. Ballanà. Incredibile, prova il cucchiaio. L'Inghilterra si è portata in gol. Il portiere è uscito fuori tempo e per l'attaccante è stato facile appoggiare in rete. Possiamo apprezzare meglio il gol da questa nuova inquadratura. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. 1-0 alla fine del primo tempo. Partita molto equilibrata. Sì, entrambe le squadre hanno avuto numerose occasioni. Nonostante il risultato è ancora un incontro apertissimo. Henderson. Ora può ripartire l'azione. Punizione da posizione decisamente favorevole. Ci è arrivato. L'ultimo tocco dell'avversario, angolo per l'Inghilterra. Sul colpo di testa si è coordinato male e non è riuscito ad indirizzare il pallone come avrebbe voluto. Avanti. Pirlo. Tiro, rete che permette alla squadra di riacciuffare il pareggio. Oggi
sembrava insuperabile, invece alla fine si è dovuto arrendere anche lui. Questo gol non manchi una prestazione comunque positiva da parte dell'estremo difensore, Fabio. Se la sua squadra ha subito appena un gol, è soprattutto merito suo. E rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Va Gerrard. Grande tiro! Tiro deviato dal difensore. Parte il tiro! Sono la famosa ricerca del gol che potrebbe regalare loro la vittoria. Sarebbe stata una rete molto importante per loro. Ottimo tentativo comunque. Gerrard. Cerca il gol! Presa sicura del portiere. Finisce il tempo regolamentare. Pareggio.